Prendi un po' sul tavolo forte. E benvenuti a tutti in questo episodio del podcast del Giorno della Scuola. Oggi avremo come ospite Valerio Bucciarelli, che è conosciuto comunque anche qua a Ceccano e nei dintorni per la sua carriera musicale ed ora frequenta il conservatorio a Frosinone. E ecco Valerio, come ti senti? No, Ansioso? no, no, no. No, no, va bene, va bene. E abbiamo con noi anche un finlandese. Sì, Hi, you can present. ciao, ciao. Ciao. E abbiamo invitato anche lui perché comunque c'è stata un'esperienza in Finlandia. Infatti, Tante vari esperienze, ragazzi, sì. una bellissima esperienza. Ce ne vuoi parlare un po'? Certo. Allora, grazie all'indirizzo musicale della scuola, siamo riusciti a vivere questa magnifica esperienza in Finlandia, che è stata, diciamo, una delle più belle esperienze della mia vita, in quanto siamo riusciti a coniugare quello che è la nostra passione musicale con la cultura, un'altra cultura. Sono dell'opinione che conoscere ulteriori culture, lati culturali, internazionali, sia proprio necessario per ampliare Certo, il proprio scibile, la propria prospettiva futura. E questo è un esempio, perché ho conosciuto lui, Alexi, in Finlandia, e adesso lui può, è tornato da me per finire questo scambio. E vediamo allora la sua opinione. So, we were talking about the experience in Finland, and I wanted to ask both of you how the language of music changed in Finland and Italy. Do Language you, of music, yeah, the right? language of music, like the language of music is the same, you know, you can understand each other with, I don't know, it's a bit of a difficult question, but Yeah, I've been thinking that music is the one language that connects us like 100%, and the language that we can understand, that we can understand each And in other. general, you can say that as young people, we are all the same, or do you think that Italians are different in a way, even though we have the same age? No, I haven't felt any like differences. Okay. Like I think we have like a big diversity of different musicians, like you Totally. and us Ah, both, okay. like. Okay. So I think that we can consider music as a link to our Yeah, culture, definitely. yeah, And to different everyone, cultures, yeah, and everyone can like find for sure, match yeah, for sure. if you wish. Okay. Thank you a lot for But thank you, Antonio. participation. Dear knowledge base, I do that. And nice to meet you. E dunque abbiamo visto questa che è stata questa Una esperienza bella unica. lezione, Sì, Anto, di bella anche perché esperienza. comunque in una piccola realtà come la nostra, Certo, in sì, Finlandia. e grazie al nostro indirizzo, grazie anche alla professoressa D'Annibale, se Certo, vogliamo certo. citare, La che ci ringraziamo. fa vivere questa esperienza, non da tutti ovviamente. Certamente, Possiamo dire di certamente. essere un esempio per la nostra realtà, no? Certo, sì, Non è da tutti sicuramente. andare in un'altra prospettiva, essere catapultati e ambientarci con persone che sono del posto, quindi E comunque, parlare una diversa in lingua è. generale, no? Quando siamo stati in Finlandia, perché non anch'io in Finlandia, c'è stato comunque il momento in cui abbiamo fatto lezione con Timo. E diciamo, lì abbiamo visto come cambia, come anche viene insegnata la musica, Certo, che è stato veramente diverso, certo, no? certo. Puoi Sì, concordare? come dicevo al ragazzo prima, possiamo considerare la musica come un ponte umano, cioè instaurare relazioni tra differenti stati è necessario per me, per noi Certamente. e per il nostro coro, perché siamo una piccola realtà liceale che però ecco, è riuscita ad espandersi e E ad comunque, internazionalizzarsi, nonostante ecco. la tua esperienza da liceale, sei anche un musicista e vai al conservatorio. Sì, Quindi tu frequento devi il sempre conservatorio. unire quello che è l'impegno della scuola, il Certo. conservatorio, e poi anche fai il quinto. Quindi, Quindi diciamo, uno può siamo. dirsi, ma come Sì, cavolo fa questo? E quindi. siamo in un periodo dove bisogna dare questo sprint finale a scuola per poi comprendere cosa si voglia fare in futuro. Certo. Sicuramente in questi anni, dal terzo superiore, essendo entrato in conservatorio, ho dovuto cercare di coniugare queste due passioni, non queste due passioni, questi due modi di vivere, possiamo definirli, esatto, perché sicuramente la musica è qualcosa che molte persone possono vedere come un passatempo, comunque come una passione generale, ma
Che non è una cosa cattiva. Assolutamente no, ma entrando in conservatorio si ha l'attitudine che si voglia fare questo nella vita. Mm-hmm. Allo stesso tempo però bisogna capire che frequentando il liceo si ha davanti due mondi che possono sembrare differenti, ma in realtà siano vicini certo. E affini allo stesso tempo. E in generale, cioè, una vita così, che comunque è abbastanza frenetica e impegnata, la consiglieresti? Certo. O dici che è comunque un sacrificio grande? È una bella domanda, perché io ho cercato, sempre come dicevo prima, di coniugare. Certo. Non la consiglierei, perché sono ritmi davvero, cioè sono ritmi... stressanti. Sì, esatto. Però... ci sono periodi in cui... soddisfacenti. Sì, 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 sì. Però alla fine... sono soddisfatto. Paga. Assolutamente paga. Sì. Penso che la musica poi sia un'arte dove l'impegno, dopo l'impegno, dopo un duro lavoro, alla fine arrivati a conclusione di un percorso, certo, certo. Ma come alla fine quello scolastico sia mm-hmm. assolutamente... è il sacrificio che poi porta... che poi, ma certo. Però diciamo che poi il successo può anche nascere senza il conservatorio, no? Certo. Vediamo tanti artisti che magari partono dal nulla e non hanno, diciamo, quello che può essere un background musicale come il tuo livello, che però hanno già raggiunto il successo. Per esempio... la Supreme, certo, che è un caso. Notoriamente è conosciuto come quell'artista che ha lasciato la scuola per dedicarsi solo alla musica. Cioè, tu questa la reputi una scelta, una via da prendere? Okay. O comunque... allora, partiamo dal presupposto che non ho un altissimo livello, sicuramente. Vabbè, però sicuramente... mirerei a, ecco, ad ampliare sempre le conoscenze dal punto di vista musicale. Riallacciandomi alla tua domanda, direi che sì, è importante avere un background musicale e credo che per comporre o comunque... avvicinarsi ad un mondo musicale bisogna conoscere anche il background culturale che c'è dietro, quindi conoscere il certo. posto, alcune volte anche per cercare l'ispirazione per comporre, andare in quel posto, comprendere i suoni della natura, immedesimarsi, molto contemplare bello, quel posto, vero, e allo stesso tempo credo che anche conoscere il lato storico aiuta poi a proiettarci meglio in quello che stiamo quindi, suonando. Tutta questa unione delle materie, diciamo, è una maniera un po' rinascimentale, esatto, pensata, no? Sì, poliedrica. Esatto. Poi tu puoi capirmi, essendo anche tu chitarrista, ovviamente, la chitarra classica, nativa della Spagna, mm-hmm. Autori spagnoli, conoscendo quel posto, conoscendo le radici culturali, possiamo proiettarci meglio in quello che è poi l'esecuzione vera e propria. Sì, diciamo che in generale anche per quello che è il percorso del conservatorio. Esatto. Tu parti da musica classica e poi fai... altro, esatto. Però appunto, come dici tu, devi partire dalle radici dello strumento. Esattamente, è quello che spiegavo anche al finlandese, al ragazzo che ospito, ma come anche ho spiegato la mia concezione quando mi hanno ospitato, conoscere la radice culturale, conoscere la madre di tutte le, mm-hmm. tutta l'arte, che è la musica classica, che affonda le radici dai greci, quindi la storia in questo senso è in parallelo con la musica, mm-hmm. no? Infatti nel conservatorio, per approfondire quel discorso di prima, mm-hmm. di avere un background generale su tutto. Sì. Noi studiamo armonia, studiamo storia della musica e molte volte mi ritrovo a studiare le stesse cose che ho fatto, approfondito al liceo. Ah, dicevi sì, tu, una maniera un po' rinascimentale. Sì. Okay, okay. Ma se pensiamo anche lo stesso Dante aveva definito le arti liberali, no? E aveva incluso, oltre alla retorica, oltre certo, alla dialettica, certo. aveva incluso l'arte musicale. Mm-hmm. Quindi vuol dire che in qualche modo sia un leitmotiv non della mia vita ma di diverse epoche storiche, mm-hmm. no? Sia un motivo okay, ricorrente, okay. Certo, certo. Ok, un topo possiamo dire. Bravissimo, un topo. Mi è piaciuto. E in generale, diciamo, per chi ti conosce un po' di meno, diciamo, qual è il tuo percorso finora? Ok, allora, sicuramente sono stato indiziato, no, al percorso musicale dalla mia famiglia, mm-hmm. però ho subito sentito l'esigenza di toccare i tasti bianchi e neri del pianoforte, subito, immediatamente. Avevi un piano a casa? Sì, ah, sì, ecco, sì. Okay. Mio zio, un musicista già abbastanza affermato, maestro di musica, e quindi logicamente la predisposizione è stata immediata. Ovviamente poi, come sai, tutti i ragazzi, i bambini che comunque vogliono iniziare, ho deciso poi di passare alla batteria per poi, ecco, trovare il mio strumento, trovare la mia attitudine nella chitarra, solo nella chitarra. E che cosa è la chitarra che è proprio di diversa dagli altri? Certamente all'inizio uno vedeva questi eroi del rock, ah, no? Certamente. E sognavo proiettarsi. Ah, di essere così. Sì, sognavo proiettarsi. Vabbè, come tutti palco, fine, esatto, certo. Ma... anche entrando al liceo suonavo molto di più l'elettrica perché pensavo fosse la mia strada. Poi però ho compreso che ci sia un altro iter da percorrere per diventare turnisti, ad esempio. Mm-hmm.
accademie private e anche conservatorio è possibile frequentare per i corsi pop, però poi ho deciso di proiettarmi sulla chitarra classica in modo... Certo, oltre al percorso di come parlavamo prima, ho avuto esperienze anche fuori dalla nostra provincia, grazie ai Wi-Fi del nostro gruppo. Sì. Avete vinto anche un concorso? Sì. È stata comunque una parentesi bellissima e sicuramente lodevole di quello che è il percorso che stiamo facendo. E direi che sì, sono riuscito a raggiungere Milano. Quindi diciamo per ora Marino. Siamo di molto soddisfatto per ora. Sì, abbiamo registrato due inediti che trovate su Spotify. Sì. Mettiamo il link qui sotto. Sì, sicuramente una bella esperienza che uno può vivere nella propria cameretta, sicuramente può produrre qualcosa. Però diciamo questa però poi proiettarsi in uno studio, registrare un videoclip, sceneggiare un videoclip, sicuramente è qualcosa che... a questa età bisogna vivere. E diciamo, adesso passata. Per concludere tutto quanto, certo. C'è qualcuno che vuoi ringraziare per dove sei adesso? Qualcuno che ti ispira anche un personaggio? Che cosa ti ispira in generale a continuare? No? Allora sì, innanzitutto ringrazio voi, ringrazio te. Sì, proprio nulla. No, perché siamo amici, sappiamo anche il legame che è nato grazie alla musica. Quindi mi fa piacere che magari possiate vedere in me una figura che possa... non fare da esempio perché però comunque sei un'ispirazione perché comunque certo sono pochi quelli che veramente scelgono di andare dritti, magari sì, c'è chi inizia però ci sono altri ragazzi, certo. C'è Letizia sicuramente anche lei ha un percorso musicale e ci sono altri ragazzi che comunque vedono e puntano nella musica. Certo, io sono allo stesso tempo sono incerto ancora su quello che vorrò fare, che ovviamente abbiamo svolto 5 anni di percorso liceale, un percorso non scientifico, non dico buttare, ma quantomeno ecco avere le idee chiare sul futuro, quindi ho provato a fare anche diversi test. Quindi diciamo vuoi ancora con questa energia tra liceo e conservatorio? Perché, ma ho ancora questo legame, non riesco a distaccare. Vabbè, però speriamo bene, dai. Riallacciando la domanda di prima, ringrazio sicuramente diciamo l'ambiente in cui vivo, la mia famiglia che mi ha sempre spinto, mi vede sempre. Ringrazio i miei amici qui dietro le quinte, non possiamo vedere, ma io lo inviterei anche. Venga Ernesto, venga Ernesto. Vieni. Un applauso per lui. Lui è un esempio di amico che veramente sta sempre ad ogni mio concerto, no? Lui ormai ha la residenza nell'auditorium del conservatorio, perché faccio il concerto col coro e lui c'è. Alla scorsa stava dormendo. Faccio il concerto con l'orchestra e lui c'è. Faccio il concerto, un altro concerto non in conservatorio e lui c'è. C'eri anche tu, c'era. Sì. Okay. Quindi noi da amici siamo sostenitori. Ma non è da tutti, certo. Vabbè, io sono sostenitore a prescindere dall'amicizia, perché, sì, esatto, perché sono cose grandi, sono grandi cose. Grandi. E quindi ecco, è logico, sarebbe scontato ringraziare il fatto che la mia famiglia mi ha spinto ad andare in conservatorio, mi ha detto guarda Valerio, hai le basi, cerca di andare, io ero titubante perché quando sono dovuto passare al percorso accademico, quindi proiettarmi in quarto in un ambiente universitario, tra virgolette, quindi facendo esami, frequentando dei corsi, ero molto scettico perché sapevo che alla fine avrei avuto difficoltà nel coniugare, come dicevo prima, però mi hanno sempre spinto, come loro, voi, i miei amici, insomma, vabbè. Quindi indubbiamente ci fa molto piacere. E allora compiamo questo episodio e ci vediamo al prossimo. Grazie, bye. Ciao.